Da Radio Roma, la radio dei VIP, incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro, con la regia di Sandro Alessi. Buonasera, buonasera amici degli ascoltatori e un bentrovati su Radio Roma su 103.9 eh, in questo sabato 24 febbraio 2007. E vi aspettavate chiaramente la voce suadente, soave eh, della bella e brava Valeria Arnaldi. E invece questa sera avete questa sorpresa dalle ore 16, appunto, ecco qui in diretta dopo tanti mesi. Eh, sono io appunto Antonio Rodepierro. Un saluto a tutti voi e grazie per esservi sintonizzati qui su Radio Roma. come ho sempre detto, e lo ripeto ancora questa volta, in questa occasione, eh, grazie perché le, mh, siete voi la parte principale di questa eh, trasmissione, di, perché in ogni, ogni forma di spettacolo il pubblico eh, è la parte più importante, perché eh, senza del pubblico o qualsiasi forma non avrebbe motivo di esistere. E torniamo perciò ar, ancora a sentirci, appunto, su questa, nel Romano, appunto, si ripeto, sui 103.9 di Radio Roma, con una nuova puntata. Una puntata, iniziamo questa, questo... Un, questo ciclo di trasmissione appunto eh, condotte dal sottoscritto e che praticamente poi sarò, qualche volta vi lascerò lo stesso con Valeria, lo so che eravate abituati lo so questo, Valeria sta lì saluto, innanzitutto vado a salutare dall'altra parte del vetro ormai una colonna portante appunto di questa trasmissione il Max Giurastante appunto alla, in cabina di regia e naturalmente il nostro editore, il dottor Alessandro Malatesta che eh, da 30 anni ormai eh, compie sforzi in mani appunto per poter portare avanti eh, questa radio che ormai è una, fa parte della storia appunto dell'etere capitale Infatti proprio giorni fa stavo sfogliando un libro che è stato scritto su, proprio sulle radio e appunto Radio Roma aveva una parte molto importante, una parte principale. E comunque eccoci, oggi parleremo di, eh, di salute, di medicina. E tantissimi, eh, sicuramente che sono, di voi che siete all'ascolto, eh, soffrono di, eh, soff di problemi alla schiena e alla colonna vertebrale e adesso tutti quanti dicono, ah sì, sicuramente sì, io ho questo doloretto, tutto quanto e spesso non si sa cosa fare, perché uno si trova la mattina, il col colpo della strega però spesso questo colpo della strega non è una, un fatto così eh, sporadico, ma sicuramente eh, implica un coinvolgimento meccanico appunto della colonna eh, però spesso passa con gli antifiammatori, si va avanti, si va avanti fino a quando non succede nuovamente e poi a lungo andare si rischia forse di eh, compromettere poi in maniera irreversibile questa colonna, quando invece magari con delle piccole, ehm, degli piccoli accorgimenti, appunto, posturali, forse sarebbe potuto intervenire prima e ri, mh, in qualche modo rimediare e scongiurare il, quello che magari potrà essere un uh, problema poi invalidante in futuro. E oggi, proprio in, in questa occasione, appunto, ho pensato di invitare un, un, ospite, un ospite, tra l'altro molto autorevole appunto, in materia, eh, un fisiatra che, eh, che fa parte appunto, di una struttura molto importante e fondamentale appunto, per quanto riguarda questo tipo di patologie, che è il Centro Paraplegici di Ostia, e il dottor Stefano Finucci, eh, che saluto qui alla mia destra. Benvenuto, benvenuto a Radio Roma. Grazie e prima poi avremo dei collegamenti eh, più tardi con Eleonora eh, Vallone che tra l'altro eh si occupa tantissimi anni l'attrice eh, conduttrice e giornalista anche una collega tra l'altro eh, che si occupa tanti anni di gym nuoto appunto ginnastica in acqua vedremo poi i benefici appunto che può portare anche insieme al dottor Finucci eh, questo tipo di, eh, di attività e poi ci sono tanti parlano appunto della danza del ventre che a volte può essere eh, consigliata o sconsigliata a seconda dei casi poi e avremo eh, la dottoressa Tiziana Manenti appunto che è un medico eh, oltre ad essere chiaramente una bravissima insegnante di eh, danza del ventre che però fa per hobby però insegna da tantissimi anni poi, una, poi ne parleremo con lei e io però prima di entrare nel vivo della trasmissione mi fermerei un attimo per eh, innanzitutto eh, proporvi una proposta per un uno stacco musicale Radio Roma al centro delle tue emozioni Radio Roma al centro delle tue emozioni ed eccoci nuovamente in studio dopo questa bellissima canzone di Luca Carboni, appunto Silvia lo sai, e più la nostra pubblicità, chiaramente, perché eh, dobbiamo sopravvivere qui, chiaramente, a Radio Roma. E torniamo ancora appunto in studio e, e entriamo proprio nel vivo della trasmissione di questo, del problema, appunto, che affligge tantissime persone. Penso, come, come casistica, penso che sarà. Cioè non, adesso lo facciamo quantificare al nostro eh, dottor Stefano Finucci, appunto. Comunque, cominciamo a parlare col dottor Finucci. Innanzitutto. Eh, partiamo dalla, dai consigli per l'uso proprio, mettiamola così la, uno si alza una mattina non ha mai sofferto di mal di schiena a un certo punto, a parte la, il piccolo acciacchetto non so, penso che anche a dieci anni si abbia penso no, e resta bloccato con la schiena, Cos'è successo? Allora, eh, normalmente c'è da dire che eh, l'individuo che ha, ha dolore alla schiena la prima volta già ha già avuto in precedenza dei piccoli sintomi, diciamo che hanno indicato una sofferenza in quella sede particolare in sede lombosacrale Cosa è successo? Normalmente il mal di schiena è dovuto a due fenomeni importanti: o un dolore che è di natura eh, prettamente muscolare oppure un dolore di tipo scheletrico, cioè ci cioè, può essere stata una lesione discale che ha interessato appunto eh, la corona vertebrale in genere in sede lombo sacrale, soprattutto gli ultimi dischi intervertebrali, L5S1 si chiama, cioè l'ultima vertebra lombare, la prima vertebra sacrale, in genere più frequentemente sono quelli più interessati, questi ultimi dischi, e si è stata una compressione sul nervo, per cui da qua ne deriva un dolore e una contrattura muscolare importante. E questo per quanto riguarda, però potrebbe anche non esserci un'implicazione del nervo, del, cioè, del, no, più che del nervo del disco, eh, dal punto di vista scrivere soltanto magari uno strappo normale che viene curato e poi non dà più problemi per sé? Certamente, questa è una condizione anche molto frequente, infatti diciamo, è necessario certamente fare delle indagini radiologiche anche piuttosto semplici per verificare qual è il problema di base. Non è detto che sia un problema discale, come si è un discorso tanto muscolare, muscolo scheletrico In questo caso bisogna fare uno studio posturale per verificare bene qual è il problema alla base del dolore. Come praticamente uno, uno si trova questo mal di schiena, eh, cosa deve fare praticamente? Allora, innanzitutto rivolgersi a uno specialista, possibilmente un fisiatra, e, e fare uno studio della. questo cosa... magari successivamente, però proprio nel momento acuto, se resta bloccato, chiama il medico curante, eh, la prima cosa che fa, sicuramente. Oppure... Come cede, come, cioè, come deve muoversi? Intanto, allora, innanzitutto, innanzitutto eh, nelle prime fasi, diciamo che eh, deve comprendere bene il paziente se si tratta di un dolore che, se non ha mai avuto un dolore di questo tipo, deve consultare un medico in ogni caso per comprendere se si tratta veramente di un mal di schiena e farsi visitare più rapidamente possibile se è un dolore che già conosce in precedenza in questo caso può prendere alcuni farmaci soprattutto dei farmaci che tolgano il dolore ma che non abbiano un'azione lesiva nei confronti dell'apparato gastroenterio, questo è un errore che si fa frequentemente e conviene sottolineare appunto questo aspetto Ecco, mh, poniamo diciamo l'accento su uh, questo discorso farmacologico perché spesso si abusa uh, dei farmaci, ma i farmaci a volte uh, risolvono una cosa poi magari danno dei problemi poi in altri uh, in altre mh, parti del nostro corpo, certo. chiaramente e poi c'è anche che il discorso che si abusa del farmaco però il farmaco non sempre poi risolve il problema, lo risolve a livello sintomatologico però se c'è un problema meccanico poi eh, si ripresenta magari anche in forma più acuta sicuramente. Infatti ecco, eh, diciamo che l'approccio la, migliore potrebbe essere quello di risolvere temporaneamente con un farmaco la parte iniziale, per dar luogo poi a uno studio che permetta successivamente di non far uso più di farmaci, antiorifici, antifiammatori comunque, fare uno studio accurato della posturale e intervire appunto meccanicamente sull'organismo per far sì che questo problema poi si possa ripresentare nel futuro, diciamo, in misura nettamente inferiore fino a scomparire addirittura, come avviene anche frequentemente, per chi è che fa degli esercizi corretti di riducazione posturale individuale. Eh, lei che farmaci prescrive, generalmente? Cioè, perché sono, diceva, gas, farmaci non, eh, non lessivi, per quanto riguarda il... perciò non gastrolessivi. Eh, ma, eh, diciamo, perché generalmente uno dice ah, oh, ho mal di schiena, prendo l'aulin, io so che nei misurite, forse è la cosa più... Allora, cioè, sì, come PGBT o dell'Auli e di altri farmaci. Sì, e diciamo ecco, senza fare i nomi diciamo, commerciali, certo. è opportuno dire che esistono le linee guida eh, di varie nazioni, compresa quella nostra, linee guida americane, che uno può consultare e, e si nota appunto come il farmaco di maggior utilizzo che viene considerato nella forma di lombalgia acuta è certamente il paracetamolo che è un farmaco che non ha un effetto di gastrolesività, ma invece ha un effetto eh, diciamo, sicuramente efficace dal punto di vista del dolore, che ci interessa maggiormente perché poi il dolore scotena altre contratture muscolari che possono essere altrettanto dolorose. Tra l'altro c'è un problema chiaramente poi di dosaggio di questo farmaco, questo deve essere chiaramente monitorato da un medico, però diciamo, il farmaco di prima scelta da questo punto di vista viene considerato certamente il paracetamolo. Che eh, sicuramente ha un'azione una una, un risolutiva diciamo, a livello almeno dolorifico, sintomatologico.